Noi adesso andiamo ad aprire. Innanzitutto vi ricordo che dovete scaricarvi la roba che vi ho mandato perché c'è già un'impostazione di manifesto. Cioè, se andate ad aprire arrivo, se andate ad aprirvi. Vedete, aprirvi questa cartella che vi ho fatto, c'è già un'impostazione del manifesto che è quello a cui voi dovete arrivare. Ci siamo? Allora, voi dovete arrivare a un'impostazione di questo genere. Ah, ho capito. Ci siamo? Con tutti i loghetti sotto, con la lavatrice Esattamente, con lavacarriera. un'impostazione di un certo tipo. Vedete che c'è qui la scritta Cult on Screen, Ok. Living of the Living Dead, Living Dead Romero è il mio titolo della rassegna. Voi dovrete Sì. mettere Invasion, dovete inventarvi un sottotitolo della rassegna. Ok, quindi Ok. io ho messo Excursus sul padre degli zombie. Noi Voi, avevamo già tipo una sorta di sottotitolo, mi in ricordo che teoria, avevamo io ve fatto. l'avevo scritto da un mezzo sottotitolo. Se volete usare quello bene, se no usate un altro, Ok. e ci deve essere un'impostazione di un certo Ok. tipo. Allora, quindi l'impostazione giusta è questa, e vi ricordo che questo è un 100x140, ok? Un metro per un metro, quasi e mezzo. Ma quando noi teoricamente se dovremo stamparlo, no? Come facciamo che Abbiamo i plotter. col plotter si riesce? Plotter, magari non riusciamo proprio a stamparlo un metro intero, però almeno un 90 cm riusciamo a stamparlo, ok? Allora, andiamo un attimo qua. Dov'è che l'ho salvato? Qui. Andiamo a aprire direttamente Photoshop, così facciamo prima. Vedete, per esempio, invece no, facciamo che larghezza 100 100. e 90 all'altezza. Esatto, facciamo ok. L'unica cosa secondo te, e glielo dico anche a Fra, magari gli spostiamo il QR code da lì al centro perché magari non se ne accorge Allora, subito. il QR code per adesso non mettetelo, ce lo mettiamo dopo. Ok, quindi è una cosa secondaria. Sì, perché adesso dobbiamo applicare una serie di effetti che, insomma. Dare l'impostazione che hai dato tu su quel documento che ho fatto vedere. Esattamente. Allora, qui facciamo un nuovo livello e facciamo che sei bianco. Allora, perché noi adesso dobbiamo ottenere l'effetto, la cosa che dobbiamo aggiungere, per quello cioè in questo momento voi a livello di illustrazione dovete tenervi solo il disegnino fatto di codici, i testi li andate a mettere dopo, secondo Ok, me. quindi la parte sotto. Esattamente. Allora, la prima cosa che io farei, allora, prima di tutto ti faccio vedere l'effettino che si può andare a utilizzare. L'effettino si trova qua. Allora andiamo qua, filtro, distorsione, può essere effetto onda. Allora, questo qui è un effettino che ha un suo perché. Allora, andiamo a vedere un po' cosa succede. Bello. Però, aspetta un attimo, facciamo così, duplica livello, ok, facciamo che unisci. Ma Verena si può dare solamente all'immagine oppure solo c'è cioè, prendere tutto quanto Per questo che all'illustrazione? non, per esempio, il testo qua non ci andrebbe. Allora, immagine, allora, filtro, distorsione, Distorsione. onda. E da qua noi dobbiamo riuscire a rendere l'effetto glitch, il cosiddetto effetto glitch, senza però ovviamente andare a alterare troppo l'immagine, cioè bisogna che l'immagine in qualche modo Che rimanga, si sia chiara, insomma. sì.
Pizza. Che poi a noi c'è l'illustrazione che noi teoricamente dovremmo stampare con il plotter è questa con il cartoon screen e il pezzo sotto, quindi anche tipo venerdì, so, 15 Sì, gennaio alle adesso c'è un poster 11:20. completo. Ok, entro il 7 questo. No, il 7 mi interessa che abbiate il file impostato, Ok. ok? Già di per sé questo sarebbe anche già impostato. No, manca ancora della roba. Siete sulla buona strada, però manca ancora della roba. Perché adesso ti faccio vedere quello che vorrei che riusciste a ottenere. Allora, facciamo finta per un attimo che mi vada bene così. Ok? No, mi piacerebbe più in un altro modo, quindi andiamo a rifarlo. Distorsione. Guarda un po', infatti, che crespatura invece com'era? No, non c'entra niente. Filtro. Distorsione. Invece tutto pixelato. Effetto onda, aspetta un momento. Allora, in questo momento io il trattamento cercherei di farlo solamente all'illustrazione e al suo sfondo, ok? Perché dobbiamo cercare di ottenere un po' triangolare, quadrato. Teniamolo così, via. Allora, noi dobbiamo cercare di ottenere un effetto glitch, ok? Allora, una delle tecniche è appunto creare queste deformazioni. Vedi che, per esempio, non dico che non lo dovete fare anche al testo, ma al testo io lo farei a parte. Cioè, se Quindi un io livello sull'immagine, un livello sul testo. esattamente, cioè io farei un nuovo livello, adesso se lo scrivo qua la vecchia, Testo. qui scriviamo invasion facciamo che è tutto maiuscolo vabbè se no per adesso per un attimo lasciamolo così facciamo mela t facciamo tutto maiuscolo ok. E in un secondo momento gli faccio il filtro. Quindi diciamo fare un Distorsione. livello su qualunque oggetto ci sia all'interno dell'illustrazione, quindi Esa, cioè le parti in cui voglio fare i trattamenti mi ritengo separati tra loro in maniera tale che testo, immagine, titolo e sfondo, teoricamente. magari l'immagine della faccia con lo sfondo fatto di codici possono stare insieme. Rasterizza, facciamo. Ok, lo farei a parte anche solo per poter distinguere il tipo di trattamento, Ho capito capito? come, Ci sì. siamo. Poi da capire perché, per esempio, Francesco ha fatto questo testo con tutti i cerchietti così, che magari poteva essere interessante fatto in questa maniera. Poi, una cosa che, perché adesso questo è già un effetto, una cosa voi dovete aggiungere l'effetto glitch. L'effetto glitch, andiamo a vedere. Sono queste robe qua. Ok? Sì, tipo una sorta di... Allora, andiamo a vedere come possiamo ottenerle per alcuni aspetti. Per alcuni aspetti si possono fare artificiosamente, per altri possiamo fare anche qualche esperimento. Allora, mi vai là a prendere la batteria della mano? Aspetta un attimo. Sì, vammi a prendere. Là ci dovrebbe essere una batteria in carica. La posso staccare? Sì. Devi prendere anche solo la batteria. Rimettila
mettete a posto. Dunque, l'effetto glitch, cioè io ho bisogno in questo momento di avere tipo dei filtri che mi permettano di dar l'idea dell'effetto glitch. Perché magari applicato direttamente all'immagine Così può sarebbe essere. bello farlo. Sì, per esempio, ok? Però per farcela, insomma, bisogna provarci in un certo modo. Allora, facciamo i nostri esperimenti. Per esempio, io adesso provo a fare questa cosa qua. Mi serve un fondo bianco. Addirittura. Allora, andiamo ad aprire il diaframma. Vediamo. Che paradossalmente funziona meglio. Quasi la foto di un cellulare che proviamo un attimo. Proviamo un attimo a fare anche questa mossa qua. A fare tipo sfondo allo sfondo. Eccolo lì. Quelle ondulate, intendi? Allora, proviamo con un sfondo proprio. Cos'è? Sto ragionando. Sì. Era bello questo qua a metà che mi hai fatto vedere prima. Allora, facciamo un po' anche questo esperimento. Fine. Facciamo. Così. Poi facciamo. Facciamo un modo di esperimentum.
Oggetto, trasforma, ridimensionamento. Facciamo così. Ah, tipo un senso di profondità. Sono tutti esperimenti che facciamo. Poi. Proviamo anche adesso a questo punto a diminuire l'esposizione. Ok, adesso proviamo a scaricarcela, vedere un po' cosa è successo. Mi a scollegare. Questo ce lo teniamo qua da parte. Però. Che è quello che siamo riusciti a ottenere quasi per caso l'altra volta con Fra. Adesso dobbiamo ottenerlo in maniera voluta, capito? Quindi andiamo a vedere un po'. Vediamo le ultime foto. Per scaramanzia ce le scarichiamo tutte. Andiamo a scaricarle dove? Altro, facciamo scrivania, addio, scrivo, salva e scegli, importa. Dirite queste qua, quelle che più secondo me sono utili sono questa e il mezzo fondo, quello con tutte le ondine. Adesso vediamo, ma adesso vediamo perché magari adesso andando a modificare. Allora, tanto per cominciare, vedi che bisogna sempre aver fede. Tinta, chiarezza, contrasto, luci, saturazione, vividezza, neri. Bianchi, rossi, e una. Poi, prossimo. Simile al primo, Sì. però bello perché tipo il primo sembra che se metti l'immagine dell'alieno sembra quasi che ti stia mandando un messaggio. È questo che dobbiamo fare, chiarezza, vividezza. Saturazione. Questi qua dopo me li riesci a mettere Mi piacerebbe che li faceste anche per voi, in telefono. Sì, però va però li bene. usiamo come. Questo, esposizione, e per esempio questo non ce ne facciamo niente. Esposizione di questo non ce ne facciamo niente. Di questo aumentare i contrasti, a vedere cosa succede. No, non ce ne facciamo nulla in realtà, quindi li potremmo anche eliminare. Vedi, bisogna essere sempre un po' per... Eccolo qua, qua invece siamo riusciti a
contrasto, ad esempio qua potrebbero esserci dei punti interessanti. Così immaginariamente si vede un po' le linee in mezzo. Ricordo un po' il codice Morse del testo che ho fatto qua sotto. Vividezza, eccolo lì, vedi? Vedi lì? Poi ci sono in mezzo, sono anche le porcherie del mio schermo. Però ok, questo c'è, questo forse non c'è, questo non ci abbiamo tirato fuori niente, quindi via. Vediamo Qua forse. un po' questo. Chiarezza, vividezza, saturazione, esposizione. Contrasto. Questo qua non so, da un senso di non so come spiegare. Esposizione. Adesso lo apriamo per scaramanzia anche questo. Quindi ce ne andiamo ad aprire. Apro immagini. Non è fatto onda, quindi dovrò metterci dentro. Allora, questo per adesso. Forse no. Allora, per esempio, questo forse è uno dei più interessanti, quindi proviamo a importarlo dall'altra parte. Ovviamente. Però dovete fare un po' di esperimenti, Sì, è giusto per capito? vedere come può venire, però per quello ti dico se dopo me li puoi dare così li faccio vedere anche fra dopo. E poi a partire da questo, per esempio, potrei provare bruciatura lineare, poi per esempio aumento i contrasti. Ok. Poi cosa potrei provare a fare? Anzi, più che aumentare il contrasto, aumentare la saturazione. Tonalità e saturazione, per esempio. Ok. Poi potrei provare a fare anche questa manovra qua. Immagine, regolazione, valori tonali. Maniera tale che ok, poi magari a questo punto anche a questo gli applico immagine allora 3D filtro, no, pardon, filtro distorsione effetto onda, quindi provare anche a questo, applicargli questo effetto qua, vedi che qui si iniziano ad avere, Ah, così no. e qua volevo provare a fare un'onda un po' più ampia. Sai cosa avevo fatto io? Avevo fatto anche questa cosa qua. Ho fatto anche questo tipo di effetto che era.
era filtro distorsione Infatti su era. distorsione è che non lo fa perché non lo fa l'effetto sfera metodo RGB che non lo fa l'effetto sfera non so perché e così via capito Tu la filtro cartella aspetta un quella. attimo distorsione perché l'effetto sfera non lo fa. Così, non dire, ok, no, perché si possono provare varie cose. Allora, filtro, Non fa ancora. distorsione, cos'è perché non attiva l'effetto sfera? Prima vabbè possiamo anche farlo in questo modo immagine trasforma modifica trasforma altera proviamo così e per esempio posso giocarmela anche in questa maniera qui cioè devo dare l'idea di un'immagine che si ottiene da un disturbo, ok? Ci siamo? Non terrestre, ecco. Sì. Poi, altra cosa, l'importante qua è tenere anche un po' di abbondanza, mi raccomando, eh? Quanti sono Poi, 3-4 millimetri dell'abbondanza? sì. Quindi, si fa questa roba qua. Quindi dell'effetto glitch dovete provarne varie, ok? Poi se vuoi, adesso ti faccio vedere un'altra tecnica. La cartella, quella lì del 100 per 90. Per l'effetto glitch, intanto proviamo anche a importare uno di questi. Questo lo chiudiamo, salvare. Il bello dell'effetto glitch è che Devi giocarci sopra. uno quello, due, anche se è in bassa, chi se ne frega. Tanto, cioè, l'importante è che ci sia questa in alta che... ho sbagliato, qua, sovrapponi. Eccolo qua, per esempio. Oppure proviamo a scolora? Potrebbe essere interessante, però perché questa cosa qui abbia un senso, come la devo fare? Devo, adesso lo provo su tutti e due, anzi facciamo così, facciamo che duplichiamo questo livello e facciamo anche scolora. Però vedi che è un po' forte in questo momento, cioè mi va un po' a massacrare. Allora, per esempio, vado a fare immagine, regolazione, valori tonali. Ok. Eccolo qui. E vedi che cominciamo ad ottenere qualcosa che, insomma, comincia ad avere un suo perché. Poi, voglio mantenere un po' di coloritura perché così tende ad essere un po' confondente. Vedi che ci sono vari barbatrucchi che io, per esempio, posso utilizzare. Posso per esempio andare qua, portare questo un'altra volta in primo piano e dirgli colore. E allora vedi che... Ci colorasse un po' di più. Esattamente. Poi qui l'effetto lo posso ancora abbassare. Lo abbassiamo ancora in maniera tale che...
cioè dipende da quello che voglio ottenere, alla base. Sì. Ok? E poi c'è sempre questo, che anche qui scolora, immagine, relazione, valori tonali, posso abbassare il livello per cercare di ottenerlo, oppure in questo caso io farei anche semplicemente un sovrapponi, una luce soffusa, un colora. Per esempio, per dare a tutto un livello, cioè devo, vedi che devo fare varie scelte. Ok? In questo caso andrei qua, farei anche una cosa di questo tipo, aumenterei un po' i contrasti in maniera tale da, ok? Immagine, regolazione, tonalità e saturazione. Andiamo proprio a fare vari esperimenti per capire come ottenere bene la cosa. Se poi vedo che ho bisogno di salvare un po', per esempio, il volto del mio alieno, me la vado a giocare, per esempio, in questa maniera qua. Duplico ancora il mio livello, anzi, vado qui, per esempio, lo porto qui e vedi che, per esempio, vado a salvare un po' l'effetto. Oppure un'altra cosa che posso provare a fare e fare un moltiplica un'altra volta per tirarlo fuori, Ok. va bene? Cioè, metti che abbia detto, mamma mia, cioè, l'ho talmente deflagrato che si è perso un po' l'effetto, posso provare anche a fare queste cose qua e magari alleggerendolo un po' vado a calibrarmi quanto voglio che venga fuori, va bene? Sì, comunque il nostro mini fra, diciamo, input per lo sfondo, quanto è questo effetto disturbo Esatto, che del. secondo me ad ogni illustrazione dovete cambiarlo un po', Sì, va di bene? giocarci un po' sopra con tutte quante. Se volete provare anche altre strade, per esempio per l'effetto Doppler, posso anche fare una cosa di questo tipo, duplica livello, sposto un po' il mio alieno, Ah, quindi il livello duplicato e sposti il livello duplicato ti dà esatto, un e poi effetto un po' magari al più. livello che ho duplicato, tonalità e saturazione, andiamo a colorare luminosità, saturazione, Sì. adesso andiamo a mettergli per esempio un rosso, e allora vedi che per esempio un altro effetto che gli si va ad aggiungere, cioè l'immagine che si è spostata, ok? Quindi l'abbiamo spappolato un bel po' adesso. Va bene? Allora, io cosa faccio? Una volta che mi dico mi va bene così, prima di tutto, cosa a cui devo stare attento è il quadro. La mia immagine deve essere un 140x142, 100x140, scusami, quindi l'immagine, le dimensioni dell'immagine sono queste. Quindi il mio riquadro me lo devo spostare in maniera tale da avere l'immagine come la voglio io, e poi, e vedi qui un piccolo problema a cui dovrete stare attenti, è adesso ve lo vado a fare io in un colpo solo, immagine, modifica, trasforma, altera, non me lo altera, quindi facciamo, accontentiamoci di un distorci, andiamo a distorcere così, ok? Che era l'immagine che vedi che era andata un po' fuori, che si era un po' mangiato il coso. Quindi dovete stare attenti a questa cosa. Io fossi in voi, quando fate il PDF da importare, lo fate già più grande. Ok, quindi tipo un po' di più, insomma, con Esattamente, in tipo maniera tale che l'impatto è abbiate. 100x140 più poi i 3 mm di abbondanza e insomma, tutto quanto è impostato così. Esattamente. Poi, io sto registrando tutto nel frattempo, quindi comunque vedete che ci sono una serie di effetti, quindi dovete giocarla, fatevi un po' di, dovete, secondo me, dovete mettervi lì allo schermo e farvi un po' di fotografie. Considerate che l'effetto Doppler, l'effetto glitch, si inizia a vedere quando fai le foto.
quando fai un'esposizione inferiore rispetto a quella che c'è bisogno dello schermo. E allora iniziano a vedersi cose interessanti. Fatto questo, immagine. Ah, questa la salviamo. File, salva con nome, la chiamiamo prova. Photoshop. Scrivania, alieni, prova alieno, lo chiamiamo, prova alieno e lo salviamo. Poi, altra cosa, immagine dimensione quadro e la vostra immagine deve avere il centimetro di abbondanza, quindi deve essere un 102 per 42. Ok? Facciamo un unico livello. Perché dice? Aspetta, fai salva con nome. Sarà no, prova, avviene, scusa un attimo, ah sì, perché sarà un po' offeso, eh sì, c'è una cosa di 6 giga, allora facciamo così, immagine, rifila. Abbiamo un po' messo alla prova il PC. S. Ce la fa? Poi adesso vedete, vedete, io adesso ho un po' esagerato con gli effetti. Aspetta un attimo, che dobbiamo ridimensionare un attimo l'immagine. Immagine, metodo, premere tutto, in RGB, immagine, dimensione immagine. Un'immagine così grande non serve che sia 300 dpi, va bene anche 200. Ok. Adesso dovrebbe farcela. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso facciamo un unico livello. Poi, se voglio, io adesso dicevo, ho un po' esagerato con gli effetti. Cioè, se volete alleggerirli, poi un tocco finale che gli potete dare una volta che avete unificato tutto è andare ad accentuare un po' le cose ottenute in questa maniera qui. Capito? Sì, proprio tutto Esatto, va bene? Immagine, relazione, valori tonali, potremmo fare questo. Esempio, ok, potremmo tenercelo così. Lo salviamo come immagine da facciamo salva immagine, file salva con nome, perché ho salvato due file diversi, uno è il file di Photoshop con ancora i livelli, adesso salvo anche un file in TIFF. Ok? Che in questo caso avrebbe senso farlo in cian magenta giallo nero, perché così ci rendiamo anche conto
quanto rimane di quell'effetto così sparato che avevamo ottenuto. Per esempio, in questo caso vedi che si è andato un po' a perdere, quindi Sì, conviene risistemarlo un po'. va risistemato un po', giustamente. Quindi immagine, regolazione, valori tonali, mettiamo un po' contrasti qui, poi mettiamo magari anche un po' la saturazione, tonalità e saturazione, in maniera tale che andiamo a recuperare parte di queste robe qui. Immagine, regolazione, valori tonali. Ok, è che è già molto forte l'effetto. Potremmo, sai, far cosa? Immagine, regolazioni, correzione colore selettiva. Andiamo a prendere il blu. Allora, Luciano. Che forse è un po' da abbassare. Ah, che per esempio ha semplificato un po' l'immagine. Ok, teniamocela un attimo così. Anzi, no, che dici, come la teniamo? Così, Così, così. così. A Ok, me piace di più così. teniamola così. La salviamo un'altra volta. E adesso la cosa che dovete fare è questa. Adesso Vai in impostazione. duplico la mia pagina, duplica pagina affiancate. E per esempio, io adesso dovrei fare questa operazione qui, andare a importare scrivania. Ecco qua, io adesso ho importato la mia immagine e ho visto cosa sta accadendo. Va bene? Per esempio, mi sto accorgendo che, per esempio, quello che ho fatto con il mio manifesto, con questo in teoria non lo posso fare. Per esempio, mi sto anche accorgendo che questa faccia è un po' troppo spostata verso il basso, dovrebbe stare quantomeno Un po' qui. più su. Esatto. Dovrebbe, io fossi in voi, per esempio, il discorso, la bandina, la farei in questa maniera qui. Va bene? In più, Invasion, per esempio, io lo tratterei a parte, così almeno l'immagine la tratto da sola. Va Lui bene? aveva fatto quel titolo con tutti gli aggregrifi e l'aveva messo più giù e aveva messo l'immagine al centro precisa. Ma io Con farei così, l'immagine gli farei il trattamento, ok? E poi al testo vedere se utilizzarlo così com'è, ok? O andarcelo a mettere sopra. Io per esempio qui ho, e adesso uso questi qui che sono quelli della mia rassegna, diciamo così. Effetto. Dove sei? Effetti, effetti, effetti. Qua. Facciamo che è normale. E sono questi qua. Vedi che rispetto alla vostra rassegna, questa roba qui è una roba che, insomma, non è che funzioni un granché per il vostro, nel vostro caso, perché si perde. Grazie.
Ok? sempre dare quel motivo di disturbo anche il titolo o comunque un Sì, qualcosa. però avete anche fare, bisogna di fare in maniera tale che quando, le cose poi che, cioè, la parte dell'informazione si veda bene. Allora, per esempio, Invasion, io ci farei una pensata a tenerlo trattato insieme a tutto il resto. Ok, una pensata ce la farei, perché, insomma, adesso andiamo a Nella modificarlo sigla. direttamente da qua, arrivo, eh. Facciamo... Qua, qui. Andiamo qui, prendiamo il testo, lo andiamo a spostare in giù. Ok? Poi facciamo unico livello. Immagine, metodo. Ok. Immagine, regolazione, tonalità e saturazione, aumentiamo la saturazione. Ok, immagine, regolazione, valore tonale, aumentiamo i contrasti. Vediamo l'ok. Poi facciamo immagine, regolazione, correzione colore selettiva, andiamo a beccare il ciano e lo abbassiamo tutto come abbiamo fatto prima. Ok? E salviamo. Adesso aggiornando l'immagine, vedrai che il testo adesso verrà in basso. Eccolo lì. Eccolo. Ci Sì. siamo? Anche più Allora, bello vedere. per esempio, Invasion, una volta che lo siete studiato per bene, potrebbe essere che sia un tutt'uno con l'immagine, ok? E che ogni volta sia una cosa così. Il resto, però, tutta la parte delle informazioni ha bisogno che sia bella chiara. Cioè, questa roba qui del cinema Galliera vi dovete studiare voi qualcosa, perché qui non si legge una mazza. Con Tipo muri, tutto. quadrino bianco o un qualcosa. Esattamente. Oppure scegliere, perché è molto bello di per sé questo effetto. Quindi ve lo dovete giocare bene. Però, appunto, per esempio, dovete fare i conti con questa roba qui, che il rischio è che tutto il resto dell'informazione non si lega. E allora, quali sono i trucchi più alla portata di mano? Sono, per esempio, allora, un trucco potrebbe essere La colorazione. la colorazione. Provare a fare dei trafiletti bianchi, quindi dei box bianchi, in maniera tale che la cosa si riesca a vedere bene. Quindi, cioè, invece che fare una roba così, però è un lettering che vi dovete studiare, Quello sicuramente. eh? Andiamo a prenderlo da qua. Metterlo bianco, fargli un box bianco. Esatto, provare proprio a fare cose di questo genere qui, in maniera tale che, insomma, Però non è che dopo va, con il box bianco vado a rovinare l'immagine in è vero, sé. quindi infatti ve la dovete studiare bene. Cioè, io adesso vi dico, attenzione che bello l'effetto, È difficile da capire poi dopo cioè, l'immagine. però avete bisogno di giostrarvelo bene con il resto delle informazioni che dovete coordinare. Cioè, per esempio, qui funziona molto bene, vedi fare tagliare il rettangolino. Ci siamo? Altra cosa, il QR code. Il QR code adesso lo andrei a mettere e scegliere una posizione strategica, ma potrebbe anche essere, ve la butto lì, che andiate. Qui sì che potrebbe funzionare. All'interno dell'occhio. Perché il QR code, se c'è, deve essere una roba che dici, oh, to che c'è un QR code, bisogna vederlo bene. Quindi potrebbe essere, andiamo a eliminare questo, potrebbe essere che sia una roba, Sì, molto appariscente che si veda. esattamente, e qui c'è il QR code, adesso lo faccio con un quadratino.
che sembra quasi l'occhio cyborg dell'alieno, Va capito? bene, Ci siamo? sì. Questo qua me lo puoi tenere da parte che io devo parlare anche a Fra, per piacere. Sì, comunque adesso abbiamo registrato tutto. Ok, e anche il video quindi dopo glielo Sì, ve lo carico manderò. su YouTube. Va bene? Quindi dovete studiarvela bene. Il testo, sì, ci avrete questo problema qua da capire come sistemarlo. Dovete, secondo me, inventare un modo un po' tecnologico. Secondo me deve sembrare quasi l'infografica di uno schermo. Cioè, qui c'è il disturbo di uno schermo. Ok, quindi Quindi avere anche il disturbo delle informazioni in sé, oltre dell'immagine che ci abbiamo sopra. sopra a tutto ci deve essere tipo l'infografica di un televisore. Prova a immaginare un televisore che ha dietro un segnale disturbato, davanti ci deve essere tipo il display, che il display quello sì che è chiaro, Ho capito. capito? Quindi dovete provare a giocarvela un po' anche in questa maniera qui. Va bene, lo stesso effetto così di onda. Con le informazioni però che siano leggibili. Ma io non andrei neanche a... non so se andarlo ad alterare, non so dirtelo in questo momento. Potrebbe anche essere semplicemente che... Il box bianco lo va a rovinare È vero, l'immagine. però cioè, così non si legge un cacchio. Mettere solo la scritta bianca è l'unica soluzione, appunto. Eh? Da noi l'unica cosa che si potrebbe fare è mettere la scritta bianca. Perché il box bianco sì, è per leggere meglio, però dopo va a rovinare l'immagine che abbiamo noi. Per forza. Aumenti il Però la scritta carattere. bianca non ti aiuta, nel senso che il problema di questa roba qui è che è una roba veramente disturbata e quindi il rischio è che anche con quella roba lì si legga poco. Secondo me, per esempio, proviamo questa cosa qua. Facciamo un... La proviamo in questa maniera qui, per esempio. Nuovo stile di paragrafo. Dove sei? Qui. Nuovo stile di paragrafo. Lo chiamiamo display. Formati carattere. Diamogli ok. E lo applichiamo subito. Poi, formati caratteri. Opzioni sottolineato. Bianco. Poi lo aumentiamo. No, per esempio questa, vedi, già funziona meglio, ok? Cioè, dovete studiarvela però la cosa, capito? Quindi, trovare il giusto equilibrio che vi permetta di rendere una cosa leggibile. Poi, tra l'altro, qua se volete dare proprio un effetto un po' disturbato anche alla cosa qui, senza esagerare, perché qui la parte importante è che questa Si lega parte, in bene. alcune parti, qua la roba si deve leggere, ok? Quindi, per esempio... aggiungere anche opzione barrato bianco sempre. Ah, già il bianco per esempio qui davanti potrebbe anche avere un suo perché, però si può anche giocare in questa maniera qua. Ok? Che dà un certo senso di, va bene? Allora, per esempio, giocandotela in questa maniera, riesci già a salvare il tuo effetto finale, capito? Quindi c'è Invasion da un lato, La scritta troppo l'immagine, leggibile. però c'è tutta una parte di informazione che viene... No, quella già l'abbiamo studiato per forza di cose. ve la dovete studiare un po'. L'altra soluzione possibile è rinunciare al fondo fatto di codici. E tenere solamente la faccia, perché rinunciando al fondo di codici hai il fondo bianco e allora dopo riesci a, ok?
c'è da dire che è molto bello questa cosa qui, e quindi a riuscire dovete studiarvi voi una soluzione giusta per riuscire a fare questa roba qui. Come impostazione tenete come punto di riferimento questo poster qua che vi ho fatto, ok? Quindi ci deve essere il nome della Cartoscreen, rassegna, il sottotitolo, un'altra ok? dice. Cartoon screen, per esempio, cioè come ho fatto io qua, potrebbe andare insieme ad Invasion. Cioè Invasion, potrebbe essere che ci sia Invasion, Cartoon screen, come ho fatto io. Voi da questo punto di vista potreste in parte riprendere quello che ho fatto, cioè tutta questa parte qui, che è una parte che è sempre comune a tutta la rassegna, quindi Cartoon screen, il nome della rassegna, il sottotitolo della rassegna, il periodo della rassegna, potrebbe essere tutto unificato e quindi ha tutto quell'effetto di glitch che abbiamo visto. Dopo però il resto dell'informazione è importante che abbia una sua chiarezza quantomeno, capito? E quindi dovete stare attenti a giocarvela bene. Ci siamo? Quindi equilibrando, poi magari sfruttare questa cosa qua dei filetti, dei rettangolini bianchi, quindi magari aggiungerci dei disturbi che aiutano a capire, a dare l'idea dell'effetto glitch e che giustifica l'inserimento di questa roba qua. Ok? Quindi aggiungerci alcuni di questi effetti e cose anche un po' a caso aiuta per alcuni aspetti a giustificare il fatto che ci sia un Disturbo. disturbo. Va bene? Ci siamo? Boh, salviamo.